il destino l'ha posta simbolica regina di questo secolo, perché con esso viva la sua vita e muoia la sua morte. Con queste parole, Stefan Zweig, autore, scrittore e biografo della prima metà del Novecento, descrisse in una sola frase quella che è stata l'intera esistenza di Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena, ultima regina di Francia prima dello scoppio della Rivoluzione francese, che segnò la fine della monarchia in Francia, che sarebbe poi ritornata in seguito dopo l'impero di Napoleone, ma l'ultima vestigia della monarchia assoluta. In un regno che, in un mondo che ormai stava cambiando in tutti i sensi, la stessa Maria Antonietta è assurda veramente a simbolo di quest'epoca. Infatti, possiamo dire che questa è stata la sua epoca. Se pensiamo alla fine del Settecento, non possiamo che pensare allo stile di Maria Antonietta, con le sue acconciature, i suoi abiti che già iniziavano ad essere un po' più sobri verso la sua maturità. E paradossalmente quegli abiti sobri, tipo quello del famoso ritratto con la rosa, quello che tutti quanti conosciamo, dipinto dalla grande pittrice Élisabeth Vigée-le-Brun, proprio per quell'abito venne criticata aspramente, tanto dall'aristocrazia quanto dal popolo. Pensavano, la ritenevano una cosa sconcia. Praticamente come se uno andasse in giro con una camicia da notte, con un negligé. Eppure, paradossalmente, nonostante tutte le critiche, tutte le donne, già nei primi anni della rivoluzione, quindi con Maria Antonietta ancora in vita, molte donne, dicevo, si avrebbero iniziato a vestirsi in quella maniera molto più semplice e sobria. E, che dire, anche se in ambito della moda, quindi un ambito che molti potrebbero etichettare come minimo, se paragonato a tanti altri aspetti della storia, non è un granché. Eppure Maria Antonietta rimane comunque un simbolo di quell'epoca, al di là di tutto, nel bene e nel male. Buondì, buona gente, sono Luigi in arte Lusio e benvenuti a questo nuovo video barra lezione di storia del vostro professor Lusio. Ormai ci sto prendendo la mano e sto rischiando di fare più video di questo genere che recensioni, ma fin quando parlo di libri, tanto meglio, perché non immaginate quanti libri ho qui a fianco. Ne ho 6, ma ne sono 8, perché altri 2 li sfrutterò per un secondo video, perché ho deciso di dividere in 2 questo video. E sul finale vi dirò il secondo di cosa tratterà. Per il momento vi basti sapere che in questo primo video parleremo di Maria Antonietta, uno dei personaggi che più mi hanno fatto amare la storia, assieme a Giovanna d'Arco, una figura controversa, piena di luci ed ombre, tanto odiata e tanto amata. Ancora oggi conta coloro che la ritengono una scialacquatrice, una donna frivola, una donna che non è stata all'altezza del ruolo che le era aspettato, ovvero quello di sovrana di Francia, e dall'altro i suoi estimatori, tra chi ancora la dipinge come una santa, una vittima dell'odio monarchico durante la Rivoluzione francese, o chi semplicemente la ritiene una semplice donna che si è ritrovata a giocare una partita più grande di lei. Beh, che dire, mi terrò le mie considerazioni per ultimo. Intanto voglio già iniziare a parlarvi un po' dei testi sui quali ho conosciuto Maria Antonietta, anche perché mi sa che questo video mi verrà veramente molto molto lungo, quindi vi prego di armarvi di pazienza. Pensate che magari per quelli che come me sono cresciuti con anime tipo Lady Oscar avranno magari un ricordo piacevole di questa figura così affascinante. Bene, penso di dover iniziare facendo lo stesso preambolo fatto per Giovanna d'Arco, ovvero io ho conosciuto per la prima volta la figura di Maria Antonietta proprio tramite quello stesso libro nel quale ho conosciuto Giovanna d'Arco, ovvero un'edizione del giornalino. Di un adattamento a fumetti di Piccole Donne che aveva in appendice una serie di ritratti, mini biografie di una sola pagina di molte donne famose. Tra queste c'erano, tra le più famose, ovvero Cleopatra,
Caterina di Russia, Edith Stein, Marie Curie e tante altre. Penso che riuscirei anche a ricordarmele tutte quante perché erano messe in ordine cronologico, ma rischierei di annoiarvi ed esulerei dal contesto. E tra loro c'erano anche Giovanna d'Arco e Maria Antonietta. Maria Antonietta non era che mi interessò più di tanto, iniziai ad interessarmi a lei quando vidi da piccolo Lady Oscar e mi trovai davanti questa bambina bionda che correva sulla fontana inseguendo una farfalla che poi avrebbe sposato questo principe francese, Luigi, sarebbe diventata regina a fianco a lui, che sarebbe poi diventato Luigi XVI. Si è trovata invischiata in varie vicende, tipo il più famoso, lo scandalo della collana di diamanti, e sarebbe in seguito finita ghigliottinata durante la Rivoluzione francese. Ebbene, che posso dire, è stata un altro amore a prima vista, proprio come con Giovanna d'Arco. Cioè, con Giovanna d'Arco è stato amore a prima vista, con Maria Antonietta è stato un amore cresciuto nel tempo, un po' come è cresciuto nel tempo è stata la maturità di Maria Antonietta secondo molti dei suoi biografi. E partendo proprio dai suoi biografi, vorrei iniziare parlando della prima biografia che ho letto di Maria Antonietta, ovvero Maria Antonietta, La solitudine di una regina, di Antonia Fraser, che è sicuramente una delle biografie migliori in assoluto, completa, di note, molto attenta. La Fraser, secondo me, è un'assicurazione per quanto riguarda le biografie, molto meglio lei di tanti altri. So io di chi parlo e parlerò anche di chi sto par di, da, della persona a cui sto pensando adesso. Comunque, questa biografia è molto completa, come vi ho detto, e in più mostra un ritratto di Maria Antonietta che per certi versi è piuttosto inedito. Ok che ogni biografo ha dato una sua visione di Maria Antonietta, ma penso che questa sia la più vicina alla realtà, perché ci mostra le varie fasi di crescita di questa donna, il suo evolversi, il suo passare da una normale adolescente trapiantata in un posto nella corte di Francia, a Versailles, dove veniva praticamente discriminata da tutti, dalla famiglia reale in primis, per il suo essere austriaca. Infatti, bisogna dire che il suo matrimonio con Luigi di Borbone, serviva a cementare la pace tra l'Austria e la Francia in seguito alla guerra dei 7 anni. Ma nonostante ciò, nonostante la pace, i francesi continuavano a detestare l'Austria e di conseguenza anche gli austriaci. Maria Antonietta quindi si ritrovò da sola in una corte dove veniva malvista da tutti, presa in giro, trattata male e con un marito che, sebbene la trattasse con ogni riguardo, infatti il rapporto tra Maria Antonietta e Luigi fu uno di quei casi in cui fu un matrimonio sì di convenienza, ma che comunque portò alla fine a creare un affetto tra i due, soprattutto quando si ritrovarono ad affrontare le avversità della Rivoluzione francese. Quindi da questo punto di vista sia lei che Luigi furono entrambi fortunati nell'essersi trovati. Ebbene, lasciata quindi quasi da sola in questa corte estranea, non sentendosi quasi mai a casa, è ovvio che una giovane ragazza investisse su i divertimenti, lo shopping sfrenato, le amicizie molte volte interessate di quelli che si approfittavano di lei e dei suoi favori. Era quasi ovvio, naturale e umano che lei cercasse di trovare conforto in simili svaghi molto fatui. Svaghi che però finirono. Infatti molti danno per scontato sempre che Maria Antonietta fu fino alla fine una donna dedita ai piaceri, alle feste, frivola, arrogante, eccetera. Arrogante forse un poco, ma più che arrogante si può dire l'altezzosità monarchica, che è un po'. Penso fosse tipica un po' di tutti i sovrani regnanti, di tutti gli aristocratici, non era solo lei, non aveva solo lei il primato. Ebbene, dopo lei non fu sempre così, infatti avvenne a un certo punto della sua vita un avvenimento che la fece maturare, ovvero la nascita dei suoi figli. Lei scoprì il ruolo di madre, la possibilità di amare un'altra persona che ti ricambiava, ovvero i suoi figli, e fu in questo frangente che lei si, diciamo, si diede una calmata, come direbbe qualcuno. E
E da qui poi raggiunse la sua maturità che le sarebbe servita nei difficili anni che seguirono la presa della Bastiglia del 1789 e tutto quello che ne conseguì. E fino alla fine possiamo dire che lei dimostrò un coraggio da regina, fino all'ultimo, una tale dignità, persino quando salì sul patibolo. Ebbene, tutto questo emerge da questa biografia, molto voluminosa, molto chiara, molto completa. C'è proprio questo ritratto umano di Maria Antonietta che si evolve nel corso degli anni a seconda delle vicende e proprio questa biografia ha ispirato Sofia Coppola per il suo film Maria Antoinette con Kirsten Dunst. Accanto poi alla biografia di Antonia Fraser c'è forse quella proprio più famosa in assoluto. Vi ho dato un appendice proprio all'inizio ed ecco a voi. Maria Antonietta, una vita involontariamente eroica di Stefan Zweig, che è stata la biografia più famosa in assoluto. Come tutte le biografie scritte da Zweig sono praticamente dei romanzi. C'è un modo di scrivere di Zweig che ti fa empatizzare con i personaggi che va a trattare. È presente non solo in Maria Antonietta, ma anche in molte altre sue biografie, come quella su Maria Stuart, quella su Erasmo da Rotterdam, quella su Magellano e tanti altri. Questa poi è praticamente quasi un romanzo e sebbene sia molto datata perché è stata scritta, mi pare, negli anni 30, non vorrei sbagliare, se non sbaglio. No, forse anche prima, sì, anche prima degli anni 30, quindi è stata una delle. Ecco, è la sua prima pubblicazione nel 1932 ed è molto importante, per quanto sia datata, infatti molti avvenimenti non sono riportati perché molti dei fatti storici che conosciamo sarebbero usciti fuori solo in seguito ad altri studi, ma quella di Stefan Zweig è molto importante come biografia, appunto perché è stata una delle prime a dare una visione di Maria Antonietta molto diversa, nel senso siamo che fino ad allora era quasi rimasta in piedi l'immagine di Maria Antonietta, appunto come una donna frivola e capricciosa fino alla fine. Invece Zweig è stato il primo a restituirle la sua umanità. Le ha ridato poi soprattutto la dignità che i suoi tormenti le avevano fatto guadagnare. Perché, come scrisse Maria Antonietta in una lettera non mi ricordo bene a chi, se forse al suo ex mentore, il conte Mercy, che era l'ambasciatore austriaco a Versailles, lei scrisse durante gli ultimi anni, nel pieno della rivoluzione, se abbiamo commesso dei peccati, li abbiamo pienamente espiati. E infatti, considerando un po' tutto quello che hanno subito lei, il marito, i figli, penso comunque che le colpe che aveva le avrà pienamente espiate, soprattutto alla luce di quanto dell'ingiustizia che ha subito con un processo farsa pieno di false accuse o accuse vere ma che all'epoca non avevano alcuna prova e che in una vera parodia della giustizia fu una messa in scena per un copione già per una sentenza di morte già scritta e decisa. Ebbene, e quindi quest'opera poi di Zweig è rimasta introvabile per molti anni. L'ultima edizione risaliva agli anni 90 ed era di difficile reperibilità. E per fortuna, però, negli ultimi anni la Castelvecchi, che è una buona casa editrice, anche se ha dei prezzi esorbitanti, ma ne vale la pena perché comunque sono edizioni abbastanza ben curate. Io ci metterei volentieri delle introduzioni, ma vabbè, non fa niente, alla fine sono scelte editoriali. Per fortuna la Castelvecchi quindi ha deciso di ripubblicarlo, e meno male, sinceramente, perché sebbene sia datato, come vi ho detto, e anche superato, è invecchiato bene, si legge con piacere, non è pesante, ti dà una visione dei personaggi quasi da romanzo. E poi, e soprattutto piccola curiosità, da questa biografia,
sarebbero stati tratti uno dei primi film su Maria Antonietta, ovvero Maria Antonietta con Norma Shearer degli anni 30, e soprattutto questa biografia ispirò Ryoko Ikeda per la sua realizzazione del manga Lady Oscar. Da qui è nato Lady Oscar. Dobbiamo esserne contenti. Un'altra biografia, poi, sì, questa è una delle volte in cui proprio ho preso tante biografie a non finire, ma come vi ho detto, posso dirvi che ogni autore dà sempre un'immagine diversa di Maria Antonietta. Infatti, quello che non ho detto, che è un piccolo dettaglio tecnico con Zweig, è che lui mostra non un'evoluzione graduale di Maria Antonietta, ma l'uscita di un eroismo nel momento critico, ovvero allo scoppio della rivoluzione. Certo, è un'immagine un po' troppo difficile da credere. Non dico che non sia impossibile cambiare di punto in bianco, ma comunque un cambiamento vero richiede di una certa gradazione nel tempo. Ma a parte ciò, passando a un'altra biografia, questa l'ho scoperta proprio, mi pare, pochi anni fa, un anno fa più o meno, un anno e mezzo fa, sì, perché siamo nel 2019, tendo sempre a scordarmelo, ovvero Maria Antonietta di André Castelot, uno di quelli che io chiamo i tesori delle bancarelle, ragazzi, perché veramente da quando sto a Roma non c'è giorno in cui io non passi davanti alle bancarelle fuori la Sapienza, perché si trova ogni tipo di tesoro, si trova di tutto, ogni libro che non pensi riusciresti mai a trovare, tu lo trovi. E infatti appena trovai questo qui, questa biografia, subito mi ci fiondai sopra. È un prezzo ragguardevole, ragazzi, e poi mi piace molto il fatto che abbia quest'aria così vissuta, le pagine ingiallite, l'odore del libro vecchio, che a me sono odori che a me piacciono tantissimo. Ebbene, che particolarità ha questa biografia? Allora, posso dire che anche questo dà un ritratto inedito di Maria Antonietta. Mentre nelle altre biografie può uscir fuori la sventata regina troppo ingenua e poco interessata alla politica, per essere più cortesi, qui la Maria Antonietta propostaci da Castelot con documenti alla mano è invece una donna abbastanza sveglia e anche un po' intrigante, al punto che riesce a manipolare fin troppo bene il marito, Luigi XVI, per fare gli interessi dell'Austria. Diciamo, forse un po' troppo intrigante per essere vera. Ma a parte questo dettaglio, questa biografia ha il pregio di non canonizzare né sublimare Maria Antonietta con l'estremizzazione della rivalutazione della sua figura che si è avuta da Zweig in poi, perché purtroppo c'è questo il problema di una rivalutazione, ovvero rischiare di canonizzare appunto una figura, di renderla troppo innocente, troppo angelica. Qui non ci sono né giustificazioni né alleggerimenti di colpa. In questa biografia, con dati alla mano, come vi ho detto, viene detto davvero quanto Maria Antonietta abbia infierito sulle casse dello Stato al discapito del popolo costretto alla fame. Anche se va detto che alla fine Maria Antonietta non fu l'unica, non è vero quello che disse Jefferson, ovvero che se Maria Antonietta fosse stata rinchiusa in un convento invece di andare sposa al delfino di Francia, non ci sarebbe mai stata la Rivoluzione francese. È una stupidaggine, la Rivoluzione francese ci sarebbe stata comunque, Maria Antonietta o non Maria Antonietta, perché Maria Antonietta ha avuto la sfortuna di trovarsi nel momento sbagliato al posto sbagliato, così come Luigi XVI, perché su di loro è stata riversata tutta la rabbia accumulata dal popolo francese negli ultimi 100 anni di storia, ovvero da quando Luigi XIV, il Re Sole, aveva creato uno stato assolutista nel quale lui era il centro di tutto, era il sovrano assoluto e non doveva rendere conto a nessuno, men che meno al popolo, perché
la crisi per le crisi economiche e soprattutto la povertà per il po del popolo di Francia iniziò veramente dall'epoca di Luigi XIV e si protrasse per tutto il regno di Luigi XV. Luigi XVI e Maria Antonietta, se paragonati a loro, sono stati veramente il minimo, proprio il minimo. Con questo però non si toglie che comunque anche Maria Antonietta ha avuto le sue colpe nell'aggravare una situazione già di per sé critica. E quindi, pur non dandoci il ritratto di una tiranna, Castelot non si azzarda nemmeno a giustificarla, e penso che questo sia l'atto più gentile che si possa fare alla memoria di Maria Antonietta, e dire tutta la verità su di lei per restituircela nella maniera più vera e umana possibile, penso sia un vero atto di rispetto. E quindi è un vero peccato che un capolavoro come questo sia fuori catalogo. Io spero che, come già la biografia di Zweig, possa ottenere una propria ristampa. Quindi questo, se riuscite a trovarlo, prendetelo al volo, ragazzi. Se vi capita di passare davanti a una bancarella e di trovare questo libro, prendetelo senza pensarci due volte, perché merita. Bene. Prima di approcciarci a una nuova fase del video, ovvero quello dei romanzi, devo fare un altro breve accenno, ovvero quello del memoriale, parlandovi mi pesa un poco dirlo, La vita segreta di Maria Antonietta, di Madame Campan, un titolo che frivolo che più frivolo non si può, con tutto il rispetto per Kirsten Dunst che c'è in copertina, ma hanno beccato proprio un uso del marketing veramente sbagliato, ma sappiamo che la Newton Compton ha un concetto del mercato piuttosto contorto, e ci ritornerò sopra dopo quando ve lo dirò subito poi. Intanto questo meritava un caso a parte, questo qua, perché vi dice niente il nome Madame Campan? Per i più esperti, sicuramente, i più esperti avranno sicuramente capito di chi si tratta. Per quelli che non lo sanno, vi dirò che Madame Henriette Campan fu la prima cameriera, la prima dama di camera di Maria Antonietta, per quasi tutta la sua vita in Francia. È stata vicino a lei nei momenti salienti della sua vita, fino alle ultime fasi della fino a una delle ultime fasi della monarchia nell'ambito della rivoluzione. Fu accanto ai reali di Francia fino a quando non fu abolita la monarchia, venne istituita la Repubblica e la famiglia reale venne imprigionata nella Torre del Tempio, qui è separata da tutto il resto di quello che era allora l'ultima parte ciò che restava del loro entourage, tra i quali c'era appunto Madame Campan. Ebbene, Madame Campan riuscì a sopravvivere agli orrori della rivoluzione, cosa che invece non avvenne per tanti altri che furono anche ghigliottinati anche solo per essere stati in amicizia con Maria Antonietta. Basti pensare all'atroce fine subita dalla principessa di Lamballe, migliore amica di Maria Antonietta, e dalla satira dell'epoca, dai libellisti dell'epoca, definita addirittura la sua amante lesbica assieme alla duchessa di Polignac. La principessa di Lamballe venne massacrata, letteralmente fatta a pezzi durante i massacri di settembre, nel quale il popolo assaltò le prigioni e uccise in maniera barbara tutti i prigionieri, la rinchiusi per il solo fatto che erano monarchici, nobili e preti che non avevano prestato giuramento alla Costituzione. E anche la contessa di Noailles. Per chi conosce Lady Oscar si ricorderà della contessa di Noailles, ovvero quella sorta di signorina Rottermeier che bacchetta Maria Antonietta a una continuazione. Ecco, quello è un personaggio realmente esistito, e anche lei venne ghigliottinata per il semplice fatto che lei e suo marito avevano fatto parte della corte di Maria Antonietta, ed erano entrambi una coppia anziana, avevano superato i 70, giusto per farvi capire a quali eccessi si era quasi ormai giunti nel periodo del terrore. Ebbene, Madame Campan invece fu fortunata, riuscì a sopravvivere emigrando dalla Francia, e
No, rimase in Francia anche sotto Napoleone, dove all'epoca di Napoleone infatti divenne insegnante in una scuola per signorine di buona famiglia. E quando Napoleone decadde e ritornarono i Borbone, per riottenere i loro favori, dal momento che lei risultava comunque una che si era adeguata all'impero napoleonico, per ottenerne i favori scrisse questo memoriale, ovvero le sue memorie dei suoi anni vissuti accanto a Maria Antonietta. Fu un tentativo abbastanza povero e, diciamocelo, per quanto possa essere interessante come testo, è molto datato. Madame Campan non era una scrittrice, infatti lei si limita a dare un resoconto di tutti gli avvenimenti fino alla decapitazione di Luigi XVI, infatti non racconta gli ultimi mesi di vita di Maria Antonietta, si ferma alla decapitazione di Luigi XVI e al massimo, in ultima analisi, lascia una serie di aneddoti del regno relativi a Luigi XIV, Luigi XV, la moglie di Luigi XV, ovvero Maria Leczinska, e anche aneddoti sulle tre zie di Luigi XVI, le famose Madame Campan, ovvero Madame Adelaide, Victoire e Sophie, che prima manipolarono la giovanissima Maria Antonietta appena giunta a Versailles per portare avanti la loro lotta contro Madame du Barry, l'amante di Luigi XV, il loro padre, e da qui tutta la famosa vicenda di Maria Antonietta che si rifiutava di rivolgere la parola a Madame du Barry, se non che quando alla fine Maria Antonietta fu costretta a rivolgere quella frase ormai famosa, Madame du Barry, ovvero una frase detta così: c'è tanta gente oggi a Versailles, non trovate? E fine. Quando avvenne questo, loro furono tra le prime a massacrare di offese la povera Maria Antonietta, anche se poi, quando vennero a sapere della triste fine di Maria Antonietta, le ultime due sopravvissute, ovvero Adelaide e Vittoria, Sofia era morta prima dello scoppio della rivoluzione, che si erano rifugiate in Italia all'inizio proprio della rivoluzione, quando vennero a sapere della fine di Maria Antonietta, nonostante fossero state le sue più acerrime nemiche a corte, non potevano fare a meno di elogiare il coraggio che lei aveva dimostrato. E c'è da dire poi, sempre curiosità time, scusate se sto aprendo un sacco di parentesi che non c'entrano niente con il libro. La stessa Madame du Barry, nonostante la rivalità accesa con Maria Antonietta, dimostrò molta comprensione e amicizia nei confronti di Maria Antonietta. Infatti, quando scoppiò la rivoluzione, ci fu la marcia delle donne a Versailles nell'ottobre del 1789, che strappò i sovrani da Versailles per portarli a Parigi. Madame du Barry si apprestò subito a contattare per lettera Maria Antonietta, dicendole che avrebbe potuto sempre contare sul suo aiuto e sostegno in qualunque modo, e si può dire che quindi che quella decennale rivalità, quella lunga e duratura rivalità era stata ormai da lungo tempo dimenticata e aveva lasciato spazio alla maturità di due donne che si trovarono nella stessa situazione di difficoltà. Infatti anche la stessa Madame du Barry, nonostante fosse lei stessa una figlia del popolo, era una modista, una cappellaia, una sarta, non mi ricordo, una modista, si ritrovò lei stessa a finire sulla ghigliottina per aver aiutato molti nobili a emigrare all'estero. Ebbene, questo memoriale di Madame Campan io lo consiglierei soprattutto a chi è interessato alla vicenda, ma di per sé non dà nulla di che, risente un poco dell'epoca, infatti, come vi ho detto, è invecchiato male. La lettura a tratti è un po' pesante, è interessante perché riporta certi fatti e aneddoti che molte volte in altre biografie non si trovano con molta facilità, però alla base ci sta un po' di falsità di suo, perché si vede che questo imbellettamento Madame Campan l'ha messo ad hoc, perché aveva bisogno appunto di ripulirsi di fronte ai Borbone. Quindi questo lo consiglio a chi è veramente interessato. E concludendo con l'apparato biografico, passiamo ai romanzi. E io vorrei togliermi una pietra fastidiosa dalla scarpa parlandovi
Di questa atrocità, guardate, è una cosa orribile. Non penso di aver mai visto una cosa talmente orribile racchiusa in una copertina così bella. Come a dire, non giudicare mai un libro dalla copertina. Io purtroppo l'ho giudicata e ho commesso un errore. Il diario segreto di Maria Antonietta, di Caroli Erickson. Non ci facciamo mancare nulla, nemmeno il trash. Perché questo praticamente, vi ricordate tutti i video che ho fatto sui romanzi di Filippa Gregori? Ecco, io Caroli Erickson e Filippa Gregori le metterei allo stesso banco, sotto la cattedra, così almeno imparano un po' di più la storia. Mamma mia. Ragazzi, guardate, già il diario segreto di Maria Antonietta è una delle cose più trash in assoluto, guardate, una cosa che non si può sentire. Io odio i romanzi che pretendono di essere i diari segreti, che poi alle volte non sono nemmeno diari, sono solo racconti in prima persona, ma vabbè. Questo, incredibile a dirsi, è veramente un diario. E appunto è incredibile, cioè chiunque sa, soprattutto una biografa, perché Caroli Erickson ha pure scritto una biografia di Maria Antonietta, quindi lei doveva saperle le cose, invece no. Nonostante le sapesse, ha praticamente preso la storia di Maria Antonietta e l'ha rigirata a suo vantaggio, a suo piacimento. Già il fatto che Maria Antonietta scriva un diario è praticamente impossibile. Sanno tutti che Maria Antonietta non era portata né per la scrittura né per la lettura. A lei per farle scrivere solo una lettera bisognava proprio punzecchiarla una continuazione. A leggere i libri non leggeva mai libri, nemmeno i libri più leggeri, non li leggeva perché la annoiava a morte leggere. Quindi ve la immaginate lei a scrivere un diario per tutta la sua vita, che poi soprattutto con tutti gli stravolgimenti che avvengono sul finire della rivoluzione, una come fa a tenersi una serie di quaderni? Perché dubito fortemente che tu in un unico quaderno racchiudi tutta una tua vita. Mi spiace. Poi soprattutto partendo dal fatto che poi alla fine a lei toglieranno tutto quanto, ogni cosa, mi stupisce che le permettono di tenere il suo diario. Anzi, a maggior ragione, se aveva un diario sarebbe stata la prima cosa che le avrebbero tolto. Come dire, nascondere la verità a tutti quanti, evitare che si senta una campana. Ma a parte questo, questo libro, che è pure breve, ragazzi, ve lo dico, è un ricettacolo di cose assurde, scene dal romanzo similarmoni, personaggi inventati di punto in bianco che non avevano nemmeno ragione di essere inventati, perché Maria Antonietta aveva la sua dama di compagnia, aveva il suo padre spirituale. Perché allora non me li lasci? Mi lasci l'abate Vermond? Non è che mi devi togliere l'abate Vermond per metterci l'abate Kunitz, non è che mi tieni Madame Campana, non è che mi togli Madame Campana per metterci Sofia. Che me ne frega di questi qua, chi li conosce? Tienimi personaggi storici uguali, invece no. Ah, poi lo stalliere, ma lo stalliere, fa tanto l'amante di Lady Chatterley. Guarda, la storia d'amore adolescenziale con lo stalliere, che è la cosa più balorda che mi sia mai capitato di leggere, scritta malissimo. Una palla tremenda che non ha né capo né coda. Che, boh, non lo so per quale motivo l'ha inserita, proprio, boh. Le è passato per la testa così? No, invece. Mettiamoci lo stalliere. Lo stalliere piace a tutti. Piace a tutte le desperate housewife che si vanno a leggere questi libri qua. Già. E poi, questo è da ridere. Secondo questo romanzo, Maria Antonietta sarebbe addirittura andata a fare un viaggio diplomatico in Svezia col conte Fersen. Cioè, Maria Antonietta che un solo viaggio ha fatto, quello dall'Austria alla Francia e basta, non ha mai nemmeno visto il mare in tutta la sua vita e la fa andare in Svezia per un mese. Ragazzi, io non ho parole, questo più che un romanzo storico mi è sempre sembrato un romanzo fantasy, cioè, non lo so, poi l'immagine di Maria Antonietta ne esce veramente appiattita, come anche quella dei personaggi intorno a lei, insomma, qua i personaggi che dovrebbero essere buoni sono buoni a prescindere, i personaggi che dovrebbero essere cattivi sono cattivi a prescindere, vi dico solo che dà un'immagine di Robespierre che quanto di più parodistico non si possa dare, io mi sono sentito offeso e sono pure uno a cui Robespierre non piace, io sono più per Danton, ma Robespierre, comunque a Robespierre bisogna spezzare comunque sempre una lancia con tutto il resto che ne viene, ma non è che mi puoi dipingere questa macchietta qua che fa i scatti. Cioè, ragazzi, mi sembrava quei pupazzetti con la molla che gli giri la chiavetta e se ne vanno in giro zzz, con le rotelle e ogni tanto fanno questi scatti elettrici, mi sembrava, ma c'è. Boh, ragazzi, non lo so.
Non lo so, io non lo so perché ho dovuto spendere tanti soldi. Quanto ho speso? 18,50 euro per questo libro, che vale soltanto la copertina, perché come vi ho detto la copertina è bella, il contenuto no. Non devo più fare sbagli simili, ragazzi. Ho commesso tanti errori nella mia giovinezza. A mia discolpa posso dire che questo libro l'ho preso proprio quando ero molto giovane. Quindi sì, ho commesso tanti errori nella mia gioventù, tantissimi. E me ne pento, non avete idea di quanto io me ne penti, perché io penso con questi 18 euro avrei potuto prendere un libro migliore, magari anche due, chi lo sa. Ma per fortuna c'è uno sprazzo di luce nella serie dei romanzi, anche se non sembra, come vi ho detto prima, non bisogna giudicare un libro dalla copertina. Quella era una bella copertina, ma il romanzo che conteneva faceva schifo. Questa copertina qua fa schifo, eppure il romanzo che tiene dentro è bellissimo. Ecco, ritorniamo alla Newton Compton e al suo contorto concetto del merchandising, la trilogia di Maria Antonietta, che è composta da tre romanzi racchiusi in uno, ovvero Il diario proibito, Il diario perduto, Le confessioni segrete. Sì, per citare per citare la Murgia, sì, e i neri hanno il ritmo nel sangue e sono bravi a giocare a pallacanestro, in paradiso ci stanno i buoni, all'inferno i cattivi, in purgatorio così così, la fiera dei luoghi comuni, ragazzi, la fiera dei luoghi comuni narrativi, cioè scusate, ritorno in me per un attimo. Allora, ragazzi, alla fine non si può dire il diario proibito, il diario perduto, le confessioni segrete, che lasciano tanto intendere una cosa più originosa, come pure la copertina qua, molto rosa, molto da Vogue. Questa dicitura qua, più che una regina, una diva, ok, ci può anche stare. Però ragazzi, non ci sta, perché per un semplice fatto, uno se apre il romanzo lo capisce che non è un diario, è scritto in prima, è narrato in prima persona, ma sono voci di pensiero, non è un diario. Comunque, mi prendo un piccolo ritaglio per parlarvi allora del libro prima di concludere, perché mi sto trattenendo fin troppo. Allora, questo qua è sicuramente un libro migliore di quello della Erickson, molto migliore. Il diario, la trilogia di Maria Antonietta scritta da Juliet Gray. Allora, ragazzi, è un romanzo, tre romanzi, però ho preferito prendere il volume unico perché conveniva a livello di prezzo, ragazzi. Tenete conto di questo. Ogni prima edizione del romanzo costa 9,90 euro. L'edizione successiva economica sta 5 euro. Sono tre volumi. Quest'unico volume costa 9,90 euro, conviene di più questo. Ebbene, è scritto veramente molto molto bene, ragazzi, è molto completo, basta vedere anche le dimensioni. L'autrice è una donna che prima di mettersi a scrivere ha comunque studiato, infatti si vede che ha tenuto vicino tutte le biografie possibili, perché ogni più piccolo dettaglio non è mai lasciato al caso. Lei descrive ogni cosa, certo si prende la sua parte di romanzi per descrivere i rapporti tra le persone, tra i vari personaggi, tra i vari personaggi storici. In particolare quello che più mi è piaciuto è stato il rapporto tra Maria Antonietta e Luigi, che è veramente un rapporto molto bello, anche se purtroppo sul finale va un po' a venir meno, perché nel blocco finale altri avvenimenti attirano l'attenzione. Bene, strutturalmente possiamo dire che questo volume almeno è diviso in queste tre parti, queste che vi ho elencato. La prima parte, che si sarebbe dovuta intitolare Diventando Maria Antonietta, perché il titolo originale è Becoming Marie Antoinette, e ci sta molto con il senso di quanto viene narrato, parla della preparazione di Maria Antonietta al suo ruolo, al ruolo che dovrà assolvere appena sarà arrivata in Francia. Quindi buona parte della prima parte, che è anche molto lunga e un po' pesante, va detto, la vediamo venire educata per diventare una perfetta delfina di Francia sotto le direttive di sua madre, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. E il romanzo, questa prima parte, prosegue con lei, con il suo arrivo in Francia, il suo matrimonio con il delfino, le difficoltà che ha nel farsi apprezzare tanto dal marito quanto dal resto della corte, e il
la sfida là con Madame du Barry, fino ad arrivare alla morte di Luigi XV e l'ascesa al trono dei due giovani, Maria Antonietta e Luigi. E infatti il primo blocco si conclude con loro che vengono, che si dirigono verso l'incoronazione. E la seconda parte inizia appunto con l'incoronazione dei due. Ed è molto più densa di avvenimenti. Infatti il secondo blocco narrativo arriva fino alla presa della Bastiglia, fino al giorno dopo, quando Maria Antonietta è costretta a congedare molti dei suoi favoriti e dei suoi amici per metterli in salvo dalla furia dei rivoluzionari, come suo cognato, il conte d'Artois, e la sua favorita, la duchessa di Polignac. L'ultimo blocco racconta la rivoluzione, ovvero parte dalla marcia delle donne su Versailles e finisce con la morte di Maria Antonietta. Per buona parte è tutto narrato dal punto di vista di Maria Antonietta in prima persona, tutto il blocco primo blocco narrativo è così. Il secondo blocco narrativo già è diverso perché intervalla il punto di vista in prima persona di Maria Antonietta con il punto di vista esterno per quegli avvenimenti, tipo lo scandalo della collana e i suoi retroscena che Maria Antonietta non avrebbe potuto vedere di persona. E l'ultimo blocco vede invece l'alternarsi, però per poco, del punto di vista di Maria Antonietta con quello di un personaggio realmente esistito ma del quale si sa poco, ovvero Louison Chabry, una delle donne che marciarono su Versailles e che è stata famosa perché fu una delle quattro donne che ebbero il permesso di andare da Luigi XVI per lamentare la scarsità di pane in città. Ed è famoso perché lei, che doveva essere la portavoce delle quattro, ebbe un mancamento per la tensione, la stanchezza e la fame, e lo stesso Luigi XVI la aiutò, le fece annusare dei sali per farla riprendere. Tramite questo personaggio, l'autrice ha voluto mostrarci un po' anche il punto di vista dei rivoluzionari, non tanto di quelli esaltati quanto di quelli un po' più moderati, quelli che vedono quanto sta avvenendo con una punta di scetticismo. Ebbene ragazzi, su tutto alberga il fatto che questo è un romanzo davvero scritto bene, è completo, ti fa capire la personalità di Maria Antonietta in maniera esaustiva. Certo, ci sono un po' di punti un po' morti, sul finale si è andato un po' a perdere il rapportarsi con gli altri personaggi e si è concentrato molto più sugli avvenimenti. Ma per il resto è veramente da leggere, quindi se volete leggerlo non fatevi ingannare dalla copertina molto commerciale. Il romanzo vale tutto quanto, perché veramente sono un bel po', sono quasi 900 pagine, però si legge con molto piacere. Bene, assieme a questo penso di aver detto tutto. Ah, forse dovrei fare una piccola nota sulla questione dei romanzi, sempre. La serie dei romanzi che Alexandre Dumas padre scrisse su Maria Antonietta, la Rivoluzione francese e il Conte di Cagliostro. Ebbene, ultimamente ho visto che stanno ristampando molti di questi volumi di questa saga poco conosciuta. L'ultimo che hanno pubblicato è stato appunto Cagliostro, che è il primo volume. Già avevano ripubblicato La Contessa di Charny, che partiva dalla marcia delle donne su Versailles fino alla morte del re di Luigi XVI sulla ghigliottina. E infine c'erano altri volumi, uno del quale vi parlerò nel prossimo video, quindi non ve lo anticipo, e altri due, Ange Pitou, che parlava della presa della Bastiglia, e l'ultimo, che però è stato il primo a essere scritto da Dumas, che è Il Cavaliere di Maison Rouge, che ripercorre l'ultimo tentativo per liberare Maria Antonietta dalla sua prigione, ovvero il complotto del Garofano, un tentativo fallito di liberare Maria Antonietta, che era prigioniera alla Conciergerie in attesa di venire processata, un tentativo che purtroppo fallì. Ebbene, io ho avuto la sfortuna, la disgrazia di leggere, per fortuna pure in forma ridotta, La Contessa di Charny, che ragazzi è stata una delle letture peggiori in assoluto. Allora, io, guardate, Dumas lo amo e lo odio, perché scrive molto bene, però molte volte non mi piace per niente l'evoluzione che dà dei suoi personaggi. Ecco,
Sarà che io ho trovato non l'edizione che hanno pubblicato da poco, che è un'edizione, l'edizione completa, quindi che ha molte, molte pagine, ne ha più di 1.000 pagine, ecco, e quindi molto pure molto verboso. Io ho trovato, lo trovai sempre sulle bancarelle, in un'edizione ridotta di quelle che venivano stampate negli anni 50-60, che contava circa 300 pagine, in formato ridotto di copertina, con caratteri di media dimensione su un romanzo di più di 1.000 pagine. Potete anche solo immaginare quanti passaggi sono stati tagliati o ridotti. In entrambi i casi il risultato non è dei migliori. Senza che vi racconto la trama, perché vi ho già detto di cosa tratta. Vi basta sapere che è stato ostico da leggere, perché i personaggi non se ne sa i personaggi le vice i personaggi soprattutto sono la cosa più orribile di questo romanzo. Non funziona in nessun punto, perché purtroppo sì, c'è il personaggio della contessa di Charny, la protagonista, che è Andreina, l'hanno tradotto in italiano, che è il prototipo del romanzo ottocentesco, ovvero tutta bella di buone intenzioni, ma che è di una falsità incredibile, ragazzi. Cioè, è una che mi dà proprio, è l'equivalente su carta di una scarica di calci negli Zebedei. Lei e il suo amato consorte Olivier de Charny, che è il tipico personaggio maschile dei romanzi di Dumas, che cambia la donna amata con la stessa facilità con la quale noi ci cambiamo la biancheria. In un romanzo precedente, questo Olivier de Charny era innamorato di Maria Antonietta. Qua di punto in bianco si riscopre innamorato della moglie che ha dovuto sposare per forza. Cioè, ragazzi, poi non vi dico situazioni assolutamente proprio. Cioè, non ve lo posso nemmeno dire, perché mi mancano le parole. Io non ci vorrei nemmeno spendere tempo a parlare di questo romanzo. Quindi facciamo conto che magari vi lascio il link della recensione che ci ho scritto all'epoca. Ve l'andate a rileggere, vedete un poco cosa ne ho pensato, perché sto già cercando di cancellarlo dalla mia mente. Bene ragazzi, io penso di concludere qua questa prima parte di video. Ho parlato 3 quarti d'ora, non so quanto possa essere stato pesante per voi starmi a sentire, quindi sarò breve e conciso per questa conclusione. Maria Antonietta è un personaggio che lo si ama o lo si odia. Ma cercare di odiarlo soltanto, di odiarlo soltanto, di trovare solo lati negativi in lei, come molti oggi fanno, o di canonizzarla in maniera eccessiva, secondo me è riduttivo, perché Maria Antonietta è il perfetto esempio di quanto noi esseri umani non siamo bianchi o neri, siamo grigi, abbiamo le nostre luci e ombre, abbiamo i nostri pregi, i nostri difetti. Abbiamo le nostre colpe, siamo colpevoli in alcune cose, innocenti in altri, così come anche i rivoluzionari che hanno fatto quel bel po' di roba durante il terrore, come Robespierre, Saint-Just, anche loro non vanno etichettati come semplici dittatori sanguinari, ma neanche elogiati come se fossero i padri della Repubblica moderna. Ognuno di questi personaggi che si sono trovati a vivere in questo contesto storico molto difficile da gestire e soprattutto da vivere, meritano una maggiore attenzione nella loro completa interezza, non ridotti a semplici figurine da romanzo, ma come esseri umani, perché non ci dimentichiamo che anche se leggiamo le loro vicende sulle pagine dei libri, sono comunque persone che sono vissute, hanno respirato, hanno mangiato, bevuto, hanno amato, hanno odiato, hanno pianto, hanno avuto paura e alla fine purtroppo hanno incontrato tutti quanti un unico destino in comune. Paradossalmente è vero, la ghigliottina fu inventata per mettere tutti quanti sullo stesso piano, e in effetti rivoluzionari e monarchici si ritrovarono quasi tutti sulla ghigliottina, proprio in modo più triste, per parlare di égalité. Il video si conclude qui per adesso, quindi iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi video, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto, lasciatemi un commento se volete parlare, se per dirmi di cosa ne pensate di Maria Antonietta, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi video, mettete mi piace alla mia pagina Facebook, seguitemi su Instagram se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video che verrà dedicato
l'ho già citato in fase di video, al famoso caso della collana di diamanti, uno scandalo che diede il colpo di grazia alla già precaria reputazione di Maria Antonietta. Quindi, dal vostro professor Lusio è tutto. Ciao ciao!